Dunque, ci sono due messaggi interessanti, due domande che girerò subito. Pierluigi Bartolozzi, se andassimo ad elezioni tra un mese, chi è il candidato premier del centro-sinistra? È una questione che Bersani non ama tantissimo, no, una discussione credo che... Credo di essere l'unico che ha sempre avuto un atteggiamento molto... Quando nel nostro statuto c'era scritto che il segretario doveva essere per forza il candidato, io ho sempre detto, mi sembra una cosa così, un po' strana, no? Perché, voglio dire, siccome siamo centrosinistra, non è che possiamo dettare il compito a noi. È possibile, non l'ordine al dottore, dissi allora. Adesso sento gente anche da noi che difendeva strenuamente il meccanismo e adesso ha qualche obiezione, ma queste sono cose, io sono sempre stato lineare, quindi noi abbiamo uno strumento, noi chiediamo alle forze del centro-sinistra di fare un meccanismo di primaria per la determinazione del candidato, sapendo che abbiamo bisogno di meccanismi di partecipazione, sapendo anche che in tutti, quando si è sotto la battaglia, c'è la generosità sufficiente per comprendere che si mette in campo chi ha maggiori possibilità di vittoria. E quindi non, quando si annunciano, poi non basta mai un mese in Italia per partire, cose andare a votare, l'ascoltatore sia tranquillo sul fatto che abbiamo dei meccanismi per trovare questa risposta, meccanismi ai quali potrà partecipare anche lui. Due giorni fa al suo posto era seduto Enrico Letta, il vice segretario del Partito Democratico, e gli avevamo chiesto conto di queste voci che circolano, ricorrenti, che l'interessato un po' smentisce, ma a volte si ha l'impressione che gigioneggi un po' sul tema. Stiamo parlando di Romano Prodi. C'è chi dice che potrebbe alla fine essere lui quello che scende in campo, essendo stato l'unico che ha già battuto due volte Berlusconi. Diceva Enrico Letta, senza negare questa possibilità, comunque Prodi certo è una risorsa, tuttora è una risorsa fondamentale del centro-sinistra. Lei è un grande amico di Romano Prodi, come la vede? Ma siccome sono molto amico, penso in realtà che lui non gigioneggi. Quindi è sincero quando dice non ci penso per niente. Sì. Però resta una risorsa oppure no? E se sì, come può essere usata? Diciamo? Non lo so, dipende anche dalla situazione. Bisogna una vicenda, quella di Prodi, straordinaria, appunto, ha battuto due volte e così via. Io in grandissima amicizia con lui, collaborazione, mi atteso in questo modo. Cioè lui può fare qualsiasi cosa da noi, per noi, con noi. E credo che adesso, per esempio, se stiamo invece all'immediatezza, non so se l'Italia non se ne rende conto perché queste cose non fanno notizie. Per esempio, io sono stato in Cina la settimana scorsa, è abbastanza impressionante come là riconoscano in Prodi uno straordinario interlocutore, accesso diretto al capo del governo, capo del partito, tranquillo, sta girando il mondo, c'ha un livello di conoscenze, di rapporti a scala internazionale straordinario, si è occupato dell'Africa, c'è stato, nessuno ha notato che ha tirato qui in Italia l'ira di Dio, di leader, di cose, eccetera. Comunque, pur in una fase, diciamo, di oscuramento dei riflettori, eccetera, continua a lavorare e credo, per esempio, che da questo lato, di una sua presenza nel globale, possa darci una grossa mano, perché io avrei intenzione, per esempio, per quel che riguarda adesso le famose commemorazioni dell'unità del paese, cercare di far riflettere anche a partire dal nostro partito, ma insomma più in generale su quale può essere davvero la missione prossima dell'Italia nel mondo, perché noi adesso abbiamo bisogno anche di capire, secondo me, dove ci mettiamo, la dimensione europea, quella internazionale, insomma, perché rischiamo veramente un avvitamento un po' provinciale. Noi restiamo una grande potenza economica mondiale, non possiamo sempre stare, diciamo, chiusi nel cortile di casa. Ma all'estero, Cina a parte, si cresce anche una classe dirigente che un domani giovane possa aspirare ad una leadership? Dice da noi? No, dico all'estero, visto che il confronto con l'estero è sempre importante, no? Qui appunto i nomi non sono tantissimi e comunque raramente sono giovani. Siamo anche Vendola, chiedono tutti di Vendola, molti ascoltatori chiedono di Vendola. Che ne possiamo fare di Vendola?
Valendola, come si dice di solito, è una gran risorsa. Come siamo pieni di risorse, sinistra. No, insomma, dai, vedendo la personalità che sta svolgendo un ruolo a scala regionale che non preclude affatto un ruolo a scala nazionale, un contributo. Io lo dico sinceramente, cioè noi abbiamo bisogno di un sacco di affluenti che portino un fiume grande, poi vediamo chi guiderà questa macchina. Insomma, dobbiamo mettere un atteggiamento generoso, aperto. Noi non avremo un uomo solo al comando, cioè bisogna che ci mettiamo in testa questo piccolo particolare, cioè questa idea che noi dobbiamo trovare un simil Berlusconi non esiste. Prodi ha l'abbattuto due volte perché era tutt'altra cosa, abbiamo bisogno di tutt'altra cosa. Allora la ricerca del leader non deve concedere nulla a meccanismi, a cedimenti di tipo lideristico, perché non sono confacenti al nostro popolo, che ha bisogno sì di un capo, di un leader, eccetera, ma di meccanismi di espressione plurale. C'è poco da fare. Io trovo che sia una ricchezza, uno può dire che è un difetto, ma noi non vinciamo se non componendo delle squadre. Meglio di quello che si è fatto, perché bisogna fare tutto quello che si vuole. Però questo è il concetto. Dopodiché la nuova generazione, certo che noi facciamo più fatica di altri paesi, d'altronde abbiamo il 30% di disoccupazione giovanile, noi gli altri non ce l'hanno mica, no? Cioè le cose si tengono, no? E in Sardegna è il 50% di disoccupazione giovanile, quindi figuriamoci, quindi in tutti i sistemi. Dopodiché però, ecco, non diciamo neanche perché sono, guarda che so, la Germania o guarda la Francia, diciamo, non è che arrivano lì dei giovanotti in giro. Laura, c'è una domanda interessante secondo me a questo proposito sull'UDC. No, sull'UDC, no, perché il segretario parlava evidentemente di alleanze, nel senso che naturalmente non c'è un uomo solo al comando, abbiamo bisogno di, diciamo, federare un campo vasto di forze. Federico Gambino, mi sembra, Laura, che ponga... Allora, secondo lei Bersani, escludendo il senso delle istituzioni che l'UDC condivide con quasi tutto il centro-sinistra, come può dialogare con quel partito sulla scuola, la moralità, i sindacati, la laicità? Non crede che il velo elettore da stimolare è il popolo che non va a votare per il vostro appiattimento sul recupero dei moderati? E poi, cosa significa moderati se si rappresentano in Berlusconi? Sono una domanda un po' che la gente non vada a votare perché noi siamo appiattiti sui moderati, temo proprio che non sia un'analisi, non sia un'analisi corretta. C'è un astensionismo fortissimo, sinistra, no? Sì, anche a destra, sì, più a destra, in questo momento che a sinistra, per fortuna, ma comunque è grandissimo. Anche regionali, sinistra. Sì, più a destra, certo, che a sinistra. Perché? Perché quando un sistema appare bloccato e c'è un'impotenza, diciamo così, reciproca a muoverlo, prevale la sfiducia, prevale la caduta di credibilità da tutti i lati. Questo è certamente un problema serissimo. Ecco, dal punto di vista delle alleanze, io ho abbastanza chiaro lo schema che io non voglio rifare l'unione perché abbiamo già dato. Quindi esisterà naturalmente un cerchio che riguarda i temi del governo, su cui devi dare un minimo di coerenza alla proposta che fai e di certezza che non ti stai imbarcando in un'avventura rischiosa, e può esserci un secondo cerchio sui grandi temi istituzionali della democrazia, no? Cioè, non è mica detto che ci sono forze fuori dal Parlamento e del Parlamento che sono interessate al tema democratico, ma che magari sul piano della possibilità di avere una comune proposta di governo non è credibile. Benissimo, si lavora così. Dopodiché io sono per ragionare, l'ho sempre detto, con tutte le forze che oggi sono all'opposizione, cominciare da quelle che sono opposizioni in Parlamento, non vedendone tutte le distanze, per l'amor di Dio. Ma lo so che io dice Berlusconi sta corteggiando Casini, io non lo so, vedono i loro corteggiamenti, ma quello che capisco io è che non sono lì a prendere Casini e a spingerlo in braccio Berlusconi, non mi sembrerebbe una grandissima teoria questa qua. Detto questo, poi ci sono naturalmente le differenze, le cose che su cui bisogna lavorare, quindi io non ho assolutamente per scontato il fatto facciamo l'alleanza con l'UDC. Io sto dicendo, siamo l'opposizione, cerchiamo di accorciare le distanze della forza di opposizione, perché se c'è la legge Bavaglio o la manovra, cosa c'è, mi pare assurdo che le forze di opposizione non cerchino posizioni comuni. Poi quando saremo all'appuntamento si vedrà. Se non c'è. Anche perché, segretario, il presupposto sul quale voi fate molto leva per un eventuale accordo con l'UDC è quello di una riforma della legge elettorale, no? Si parla del modello tedesco. Ma perché mai Berlusconi dovrebbe darvi un'opportunità del genere? Che vi
quella sì consentirebbe di saldare un asse, infatti, certo, con Casini. Certo, pare difficile immaginare, no? Un po' velleitario tempi, forse. Ho avuto in altri tempi una mezza occasione. Ecco, sì. L'ennesima occasione perduta, diciamo così.